Oddio, Cinzia! Ladri in casa! Ora io entro, bro. C'è qualcuno? Ci hanno rubato la televisione, ragazzi! Giorgia, cosa manca, lo sai? Manca il cane! Manca il cane! Allora, vediamo dalla registrazione. No, il cane, guarda, guarda! Guarda che il cane gli stava abbaiando! No! E su? L'ha messo dentro l'armadio! No, andiamo! Andiamo! Lucio! Lucio! Dai, Giorgia! Dai! Ciao a tutti, ragazzi! Io sono Salvo! E io sono Giorgia! Oggi Salvo e Giorgia vi proporranno un video un po' diverso dal solito. Cioè, non faremo i classici video dove Giorgia mi faccio male oppure Giorgia faccio gli scherzi. Esatto, vogliamo fare un video dove vi facciamo vedere cosa fanno Salvo e Giorgia e la mamma durante la giornata. Per dire, oggi, se non sbaglio, siamo un po' impegnati. Perché, Giorgia, glielo dici tu? Sì, babbo, perché andiamo alla festa di compleanno. Esatto, di un tuo amico di classe di scuola, esatto. Se però non sbaglio, siamo già in ritardo, Giorgia. Sì. Quindi ti dovresti muovere per vestirti, perché sennò arriviamo poi ultima alla festa. Vero. Quindi andiamo subito in camera, ci cambiamo e poi fai vedere ai nostri amici da casa qual è il tuo outfit per la festa di compleanno del tuo amichetto. Ok, ragazzi, sono passati circa 15-20 minuti, però lo sapete che le femminucce per prepararsi ci impiegano tanto tempo. Giorgia, hai fatto? Ah, guarda qua! Aiuto! Ce la fai, Giorgia? Non è che ti sfondo un occhio? No, non me lo sfondo l'occhio, non ti preoccupare. Allora, mi fai vedere però come ti sei vestita alla fine, perché prima l'ho visto sul letto. Tanto te la rimando perché... Ok. Wow, che vestito! Ragazzi, se vi piace questo vestito scrivetelo nei commenti, eh! Allora, poi invece ti stavi truccando? Sì. Ma quanto è bella questa valigetta! Grazie. Sembra quasi da uno che lavora in teatro. Dai, allora Giorgia, 5 minuti e poi si va, perché sennò si fa tardi, Ok, mi trucco l'altro occhio e arrivo. Oh, finalmente, ragazzi, siamo in macchina a guidare. Ovviamente c'è la mamma Cinzia, che non è che è tanta brava a guidare, però, Allora, Giorgio, come sta andando? Bene. Giorgina, ma non mi dire che sta facendo merenda sotto un tavolo? Sì. Sotto il tavolo della torta? Guarda che se lo vedi festeggiato si arrabbia, Sei sicura? Sì. Prego! Cercate! Che state attaccate le palline da loro! Non state davanti, non state davanti! Stop! Se non ci vuoi giocare non posso! Ok, ragazzi, finalmente abbiamo finito. Guardate fuori, anche tutto buio. Dopo 3 ore di festa non ce la facevo più. Però ora vi faccio dire da Giorgia se si è divertita. Giorgia, ti sei divertita? Sì, babbo, mi sono divertita un sacco. A questo punto Giorgia ora si va a casa, si fa cena, pigiamino e si va a letto. Che dici? Sì, babbo, va bene. Non sei stanca? Salvo! Sì? Ti stanno chiamando? In realtà non mi stanno chiamando, è un allarme questo qua. Un allarme? Sì, un allarme. Aspetta, però devo stare attento perché sto guidando. Oddio, Cinzia! Cosa? Non è una chiamata! Guarda un po'! Ladri in casa! Questo è l'allarme, abbiamo messo in caso in cui qualcuno entrasse in casa. No, quindi? Non lo so, Cinzia, quindi sto guidando, quindi non lo so. Questo è un allarme che mi sta avvisando che qualcuno è in casa. E ora come si fa? No, non lo so, ora appena trovo una pezzola di sosta ci fermiamo e vediamo cosa si può fare. Ok, ragazzi, allora vi spiego che cosa sta succedendo. Praticamente noi abbiamo messo dei sensori a casa, alle porte, alle finestre, che se in caso in cui qualcuno entrasse senza digitare il codice mi arriva un messaggio o comunque mi suona il cellulare dicendo che ci sono dei ladri in casa. Quindi in questo momento noi o già ci sono state o sono attualmente in casa. Il problema è che non abbiamo le telecamere in diretta col cellulare e quindi non possiamo vedere chi c'è effettivamente a casa. Quindi che si fa? Salvo, ma non è che magari c'è una finestra aperta e è entrato un gatto? No, Cinzia, non lo so, potrebbe anche essere, ma non penso, perché prima di andare via alla festa del compagno di Giorgia ho chiuso tutto perché qui ci sono... No, guarda. No! Guarda,
No, non è sicuramente un gatto, perché suona ogni volta quando il ladro passa da qualche telecamera o da qualche sensore. No. Salvo, dai. Non so cosa fare. Si chiama i carabinieri. Che devo fare? Non lo so. Io telefonerei. Oppure prima andiamo a vedere, magari per davvero che c'è stato un guasto a qualche sensore. Potrebbe... Che Giorgia, che dici? Non lo so, ma però sono molto preoccupata. Giorgia, non ti preoccupare, tanto... tanto chiamami i carabinieri e loro ci dicono cosa fare. Dai Giorgia, tanto non sono qui i ladri, sono in casa. E comunque sicuramente appena noi arriviamo loro vanno via, perché non penso vanno a dormire in casa nostra. L'unica cosa è speriamo che non toccano nulla. Anche se ho qualche dubbio, che se un ladro entra in casa in realtà qualcosa vuole toccare. Dimmi Giorgia. Ma poi spero che non mi tocca i giocattoli, perché ci sono molto affezionata. Giorgia, non lo so. Intanto facciamo così. Intanto io direi di chiamare i carabinieri. Allora ragazzi, guardate, allora siamo arrivati a casa. Ci siamo un po' parcheggiati un po' lontani, perché abbiamo paura che ancora qualcuno sia in casa. Guardate, aspetta, dammi la telecamera, guarda. Allora ragazzi, guarda, quella è casa nostra, non so se si vede. E ci sono anche le luci accese, che noi quando siamo andati via le abbiamo anche spente. Però quando passa qualcuno ci sono i sensori che li fanno accendere. Salvo, dimmi. Ma io ho paura per Lucio. Lucio era in casa da solo. Lo so. A questo punto ragazzi voglio chiamare i carabinieri prima di entrare in casa, e vediamo cosa mi suggeriscono loro. Pronto? Sì, buonasera. Senta, la sto chiamando perché mi è arrivato un messaggio sul cellulare dicendo che praticamente ci sono dei ladri in casa nostra. Noi abbiamo messo un allarme che se entra qualcuno senza mettere il codice mi arriva un messaggio. E mi sono arrivato due o tre messaggi su un cellulare. Ok, arrivate presto? Ok, perfetto. Ok, grazie. Che t'hanno detto allora? Allora, praticamente mi hanno detto che probabilmente posso anche entrare in casa, perché in genere i ladri, come immaginavo, quando entrano, se rubano qualcosa, comunque fanno qualcosa, se rubano comunque fanno veloci, quindi secondo loro a casa non ci sono più, anche perché dicono che con i sensori, se fossero ancora in casa, suonerebbe ancora il cellulare, quindi di sicuro a casa non c'è più nessuno, quindi posso entrare. Okay. Allora io direi di fare così. Ah, e tra poco loro manderanno anche una pattuglia a controllare. Ah, meno male. Ora facciamo così, voi due rimanete in macchina, io vado e vado a controllare cosa è successo. Se non c'è nessuno andiamo tutti insieme. Ma non andare, ma se poi c'è il ladro. No Giorgia, allora, se io sento dei rumorini scappo subito, tranquilli, ok? Vi fidate? Dai amore, non ti preoccupare, ripeto, se sento un rumorino, un piccolo rumore, torno subito qui in macchina. Vabbè, tieni il cellulare a portata di sì, mano. Se sento anche un rumore chiamo subito i carabinieri, tranquillo, ok? Vado. Sta attento, eh. Sì, dai, mami, tranquilli. Mami. Amore. Poi, mamma, se i ladri sono in casa e cercano di non fare rumore e non lo fanno, potrebbero anche far del male al babbo, rapirlo. Speriamo di no, amore, dai, magari c'hanno ragione i carabinieri e i ladri sono già andati via, dai cucciola, stai tranquilla. Le luci sono accese e sono sicuro che quando siamo andati via le luci erano spente. È tutto buio come vedete, è un po' di paura, ce l'ho, vediamo un po' qui. No ragazzi, guardate, la porta è aperta, speriamo bene. C'è qualcuno? Ragazzi, non risponde nessuno. Ora io entro, però c'ho un po' di paura. C'è qualcuno? No. Accendiamo le luci? Ok. No, ragazzi. No. Guardate, c'è tutta la roba a terra. Oddio! Ma qui hanno combinato un disastro! No. La cosa buona è che non ci sono a casa i ladri, perché sennò l'avrei sentiti. No, guardate qua, tutta la roba a te. E questo? Di sicuro è l'accessore che hanno utilizzato per spaccare la porta. No. Ok, allora direi di andare a chiamare la Cinzia e la Giorgina e vediamo che cosa ci hanno rubato. Nel frattempo aspettiamo anche che arrivino i carabinieri. Cinzia?
Allora, senti. Che, quindi com'è? La casa è tutta sotto sopra. No, c'è Sandro, tutta la roba a terra. Non so che cosa hanno rubato perché non ho controllato per bene, perché aspettavo che veniste anche voi. No. Almeno controlliamo insieme. Penso che i ladri non ci siano a casa perché non ho sentito rumori. Ma quindi possiamo entrare anche io e Giorgia? Sì, 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 perché di sicuro non ci sono, perché ho chiamato, ho detto se c'era qualcuno, non ho sentito rumori, quindi secondo me possiamo entrare. Va bene, dai. Ok, venite, ragazzi. Allora, guardate. Oh, ragazzi. Fammi chiudere la porta con la tela. Sì, amore, lo so, lo so. Hanno messo tutta la casa sotto quadro. Guarda, guarda. No, la televisione. No, non l'avevo mica visto prima io. No, ci hanno rubato la televisione, ragazzi. Ma si era anche comprata da poco. Guarda, hanno rubato la targa. No, la targa di YouTube, Giorgia. L'ho detto io. Dai, Giorgia. Ora non piangere. Dai. Piccino, amore, dai, si sentirà YouTube se ce ne manda un'altra, va bene? Amore. Ok, ma guarda qui. Prima manca, c'era il tablet di Giorgia, no? No, il tablet, è vero, c'è il tablet. Giorgia, Senti un po', ma i carabinieri ti hanno detto che venivano? Sì, hanno detto che mandavano una pattuglia a controllare. Okay, andiamo a vedere. Dimmi. Se si può rimettere a no, posto. Allora, okay. Giorgia, allora, non bisogna toccare niente. Guardiamo quello che ci manca e magari lo scriviamo e dobbiamo dirlo tutto ai carabinieri, perché quando arriveranno faremo la denuncia della roba rubata. Ok? Guardala. Sì, ma hanno toccato di tutto. Ma vedo una cosa. Che cosa, Giorgia? No, Giorgia, non lo toccare, perché di sicuro l'hanno usato. Questo non è un attrezzo nostro. Questo qua è probabilmente qualcosa che hanno usato per spaccare il lucchetto della porta per entrare. Quindi non lo toccare, che ci saranno sicuramente le impronte digitali. Cinzia e Giorgia, dividiamoci e andiamo a controllare le camere, perché c'è il piano di sopra anche. Ragazzi, io vado a vedere il piano di sopra perché sono molto in ansia per la mia camera. Vediamo cosa mi avranno rubato. Mio Dio, no, è tutto disfatto. No. Mio Dio, ragazzi, guardate qua. Il diario segreto, no. Aspettate. Qui, insieme alle borse che sono per terra, c'erano anche due medaglie. No, mi hanno rubato anche quelle. Mio Dio. Dov'è il mio cellulare? No, non è giusto, mi hanno rubato pure quello. Oh mio Dio, ora come faccio? Babbo, mamma! Che è successo, Giorgia? Mi hanno rubato un sacco di cose. Come ti hanno rubato un sacco di cose? Davvero? Fammi vedere. No, ma io dico, ma nella camera di una bambina, ma che cosa devono rubare? Chi ti hanno rubato, Giorgia? Mi hanno rubato il cellulare e le due medaglie. E la valigetta dei trucchi. Dai, Giorgia. Dai. Cinzia, vieni qua, dagli una consolata. Dai, che ti ho detto in macchina, Giorgia, che le cose materiali si possono ricomprare. Dai, si ricompra. Va bene. Oppure se i carabinieri riescono a ritrovare la rifurtiva, magari ci ritorno tutto indietro. Va bene? Piccino, amore, mi è dispiaciutissima. Dai, Giorgia, non piangere. Dopo che vengono i carabinieri, gli diamo la lista di quello che manca. Ci rimbocchiamo le maniche, rimettiamo tutto a posto, va bene? E diamo una bella pulita, anche se secondo me ci vorranno almeno due giorni, ragazzi. C'è una confusione. No, no, manca una cosa. Oddio. Cinzia, Giorgia, venite qui, per favore. No. Che c'è? Allora, Giorgia, cosa manca, lo sai? Manca il cane! Lucio! Manca il cane! Dov'è? Lucio! Dai, Giorgia, oh, dai! Amore! Dai! Dai! No, Lucino! Allora, non ci facciamo prendere dal panico, facciamo così. Controlliamo, perché magari si è nascosto perché aveva paura del ladro. Chiamiamolo, vediamo. Andiamo, c'è. Lucio! Lucino! Lucio! Sei qua sotto? Lucino! Ragazzi, il cane non lo troviamo. Non troviamo il cane. Cioè, anche i cani si sono rubati. Non ci credo. Non ci credo. Come facciamo adesso a trovare Lucio? Ma scusami, ma noi in casa abbiamo le telecamere. È vero.
possiamo guardare le registrazioni. E per fortuna il computer ce l'ho in macchina, che non l'avevo lasciato in casa. Allora faccio così, vado a prendere il computer in macchina e dalle registrazioni magari si vede se hanno portato via Lucio, che cosa hanno portato via di casa. Vado. Vai, 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 veloce. Allora vediamo dalle registrazioni cosa si vede. Ok. No, guarda. No. Ha scavalcato il cancello. Per quello che il cancello prima non era aperto. Ok. Giusto. Vediamo. Guarda, guarda. Ah! No, scassina la porta, guardala. L'ha aperta. No, Giorgio. Gira, cambia telecamera. Guarda, è nel salotto. No, dai, i cuscini. Il guarda. Tablet di Giorgia. Va. Che fine avrò fatto? Allora andiamo avanti, vediamo. Ok. No, guarda. No, si è portato. Hai visto il quadro? Si è portato lui il quadro. No, il cane, guarda, guarda. Guarda che cane gli stava abbaiando. No. Dove l'ha portato? Cambiamo. Cambia. È su. L'ha messo dentro l'armadio. No, andiamo. Andiamo. Lucio, Lucio. Dai. Oh, amore, guarda! Amore. Oh! Annino! Che spavento ci ha fatto prendere! Dove stai, Lucio? Pensavo che fossi morto, Lucio! Amorino! Ok, dai, fallo vedere se sta bene. Dai, io penso che stia bene, dai, non vedo nessun graffio, no, nessuna ferita. Sembra Lucio, felice, vieni qua, ehi! Allora! Bravo, che hai beato al ladro, però se tu sei un cane piccino non ha avuto paura il ladro, se eri più grosso magari gli faceva più paura. Dai Giorgia, hai visto? Hai visto che cane Lucio è vivo? Dai Giorgia, iniziamo di qua. Come si farà a rimettere a posto? Poi guarda, qui insieme alle borse che sono tutte per terra c'erano anche due medaglie. L'hanno rubato. Hai sentito? Ha sentito? Salvo, sei te? No, ma per papà in garage! Oddio, in garage! Ragazzi, chi è stato? Salvo! Salvo! Che c'è? Sto arrivando! Che c'è? Abbiamo sentito un rumore! Come avete sentito un rumore? Un rumore forte! Sei stato te a fare qualche rumore? No, io ero giù in garage, non ho toccato niente! No, Salvo, io ho paura, eh! Ok, Giorgio, dai, non ti preoccupare! Allora, facciamo così! Ragazzi, io direi di chiudere subito le riprese, tra un po' arriveranno anche i carabinieri e io farei così, per questa notte, essendo che ancora abbiamo paura, facciamo le valigie Giorgia, prendiamo le cose che ci servono necessarie e per questa notte andiamo a dormire in un albergo. Sì, sì, okay? Sì, io qui non ci dormo, Ok, così i carabinieri possono controllare se c'è il ladro, se manca qualcosa e poi magari domani possiamo venire a sistemare. Siete d'accordo? Sì. Ok ragazzi, allora noi andiamo a preparare le valigie. Allora ragazzi, abbiamo già preparato le valigie, come abbiamo detto prima, stasera andremo a dormire in un albergo e niente, come sempre continuate a seguirci per sapere come andrà a finire, se hanno ritrovato il ladro e niente, abbiamo terminato per stasera la registrazione, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e come sempre se non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E noi oggi abbastanza tristi per tutta la roba che ci hanno rubato e per la casa sotto sopra, vi salutiamo con un grande wow. Siamo tutti sotto.